finita un'altra giornata di Serie A veramente, veramente entusiasmante. Anche questa piena di colpi di scena. E oggi noi in questo video ne andremo a fare il recap. Prima di tutto, like, commento, sezione, condivisione e campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele, che vi costano poco. E con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi vi aspettate, fatelo. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Che ne so, tifosi del Parma, tifosi del Milan, della Lazio, del Lecce, non il mio recap ve lo andrò a fare in questo video. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Ovviamente il recap di tutte le big, quindi sono escluse le gare tipo Monza, Genoa e Cagliari Como, perché su questo canale si parla solo di big di serie. Poi ovviamente quando andiamo a prendere la classifica diciamo tutto quanto. Allora, recap della Serie A 2024-2025, giornata 2. Mi scuso in anticipo se questo video verrà un po' lungo, però il recap è pieno di cose da parlare, è sostanzioso, è sempre sostanzioso. Partiamo da Parma-Milan. Parma-Milan, gara che ha aperto la seconda giornata della Serie A di Live 2024-2025, finita sul risultato di 2-1. E da questa partita abbiamo visto che il Parma è, sia nella prima giornata che nella seconda giornata, va a 3.000, è un passo in avanti rispetto alle altre, perché anche con la Fiorentina, se nel primo tempo stessero in vantaggio per 3-0, nessuno gli avrebbe detto niente, perché si vede che proprio al momento è una delle squadre più in forma della Serie A, una squadra che va proprio veloce, va spedita, va a 3.000. Il Milan nel primo tempo non ci ha capito niente, non ci ha capito niente. E il contrario si dice per il Milan di Fonseca, si dice per il Milan di Fonseca che è una squadra ancora a pezzi, io ve l'ho detto. Sbagliate a mandarlo in cielo per tre amichevoli vinte con la squadra D, con la squadra B del Manchester City, del Real Madrid e del Barcellona. I milanisti continuavano a mandarlo in cielo per tre amichevoli vinte contro la squadra B di, ripeto, City, Real Madrid e Barcellona, per poi vedersi sbattere in faccia la realtà. Una squadra che è inesistente, una squadra che non ha idee calcistiche, una squadra che non ha. Scusate, stavo dicendo, una squadra che non ha principi di calcio, una squadra che è nulla, non ha niente. E per me, se Fonseca dovesse perdere o pareggiare anche la prossima, quindi se non dà una scossa alla prossima, per me Fonseca è fuori. Per me Fonseca è fuori dal progetto di Milan, perché comunque qualcuno mi potrebbe dire, ma è calcio d'agosto, ma di lì è qua. Calcio d'agosto, ragazzi, non siamo più alle amichevoli, si parla di campionato. E se tu vuoi essere una squadra che vuole lottare per lo scudetto, Torino e Parma dovevi essere già 6 punti a pari merito con la Juve in questo momento, e invece sei a 1 punto. Già questo ti fa capire l'inizio di campionato di Sassuolo del Milan. È una squadra che non sa difendere, prima di tutto, è una squadra che non ha principi calcistici in attacco. Solo Morata c'è di buono davanti, Morata, Okafor, però del resto veramente Jovic è buono solo a partita in corso. Leao, tanti me lo definiscono un campione, non è così. Il campione, ragazzi, è quel calciatore che ti sa rialzare nei momenti di difficoltà, è quel calciatore che non si abbatte davanti alle difficoltà, è quello calciatore che ha dei principi tattici già ben sistemati per sé. È un calciatore che non si arrende. Leao al gol del 2-1 è caduto per terra e ha mostrato segni di debolezza, segni di arrendersi, e così non va bene. Leao, Theo Hernandez, stessa cosa. I campioni del Milan, che però in questi momenti di difficoltà non si vedono mai. E complimenti al Parma 1, perché come detto prima, già si è visto una squadra che fa 3.000 rispetto alle altre. Cioè, avrebbero meritato di vincere anche contro la Fiorentina, se vogliamo, veramente. Una squadra che corre veloce, e io la prossima la devo affrontare. Non in trasferta, per sfortuna, però in casa è comunque ostica. Passiamo poi ad Udinese-Lazio. Udinese-Lazio che finisce sul risultato di 2-1 per l'Udinese. Sinceramente, l'Udinese in questa gara mi ha sorpreso, perché il 3-4-2 di Costa Rujaic
che io sottovalutavo e sottovaluto tuttora all'inizio perché non lo conosco, e l'Udinese secondo me comunque ha fatto una scelta a risparmio e molto rischiosa, ma comunque mi ha sorpreso. Complimenti perché ha messo in cambio, ha messo in difficoltà le qualità dei giocatori della Lazio, perché comunque i giocatori della Lazio hanno qualità, e questo è poco ma sicuro, ma sono tutte delle scommesse. L'Udinese è stata brava a metterli in difficoltà con il 3-4-2-1 di Kostas Rujačić, che ha dato veramente i suoi frutti, e questo dimostra che nella squadra dell'Udinese, nonostante le cessioni di Samardžić e molti altri, le qualità ci sono, basta solo saperle mettere in campo. Ecco, Kostas Rujačić queste qualità le deve saper mettere in campo e può far uscire fuori una squadra veramente che potrebbe salvarsi tranquillamente. Per me, vi ripeto, non si salveranno. Però, vedendo questa partita, vabbè che servono tante partite per farvi cambiare idea, però l'Udinese ha fatto veramente una grande gara che non mi aspettavo, e ha sicuramente meritato di vincere contro una Lazio che continua a rivelarsi imprecisa sotto porta. Sì, continua a rivelarsi imprecisa sotto porta. E Baldestra in difesa, e comunque oggi i due gol dell'Udinese sono anche responsabilità della difesa della Lazio. Tra le due romane, sinceramente, non so chi ha fatto peggio questa giornata. Ecco, una squadra molto imprecisa sotto porta, una squadra che crea poco, perché la Lazio, voglio dire, non è che abbia creato tutte queste occasioni contro l'Udinese. E paga Dazio. Paga Dazio questo, un Udinese che pressa alto, un Udinese che se l'è giocata e le ha battuti meritatamente, diciamoci la verità. E niente, un grande Udinese e una brutta Lazio che c'è tanto ma tanto da rivedere. Inter Lecce 2-0. Rispetto alla prima giornata, dove avevo visto un Inter meno solido in difesa, in questa giornata è cambiato parecchio. Un Inter che se l'è giocata, un Inter che comunque ha dominato a San Siro, l'Inter famelica di sempre. Infatti vi dicevo, cioè, c'era certa gente che dopo Genoa-Inter diceva che c'era una squadra che non aveva più fame. Assolutamente no, ragazzi, l'Inter ha ancora fame in questo campionato, secondo me vorrà dire tanto, vorrà dire ancora tanto, e vedrete che potrà farlo, perché anche oggi una gara giocata perfettamente sotto tutti i punti di vista. Comunque, per carità, onore a Lecce che ci ha provato. Comunque, di occasioni nitide ne hanno create poche, e questo è vero. Però sono sempre entrati in area, gli è mancato sempre quel centesimo per fare l'euro, gli è mancato sempre l'ultimo passaggio. Però la vittoria dell'Inter non si discute, è una vittoria meritatissima, una gara dominata, che ha messo in evidenza le forze della coppia Thuram-Taremi. Ho sentito che Lautaro sarà ancora ai box per la gara contro l'Atalanta. Thuram, se vogliamo, è più un goleador, perché comunque ha segnato parecchio in queste prime due gare di campionato, e sta sostituendo Lautaro Martinez, se così vogliamo. Mentre Taremi è la tecnica dell'attacco, è quello che, per carità, ancora non ha segnato in queste due gare, però da tanta tecnica, tanto sacrificio e tanto apporto all'attacco nerazzurro. Fiorentina-Venezia finisce sul risultato di 0-0. Finisce sul risultato di 0-0. Io vi direi, cercasi identità viola, perché comunque in tre gare di stagione hai fatto tre pareggi. Comunque il Venezia è venuto a Firenze senza paura, e la sua onesta partita l'ha fatta. E se continui ad andare avanti così, mi sa che concluderai poco. Adesso giovedì hai il ritorno dei preliminari Conference League. Sei costretto a vincere per forza, perché all'andata hai pareggiato, potevi chiudere il discorso qualificazione già all'andata, invece no, ti devi giocare tutto al ritorno, e questo secondo me penalizzerà. Come ogni anno, le coppe penalizzeranno la Fiorentina, proprio perché Arda Italiano per me è un buon allenatore, deve solo trovare la quadra, perché comunque è la prima volta che arriva in una big. Certo, ha dei giocatori che sono familiari al suo gioco, come Colpani per esempio, però comunque è una squadra nuova, ma sicuramente così si crea poco. Comunque Amrabat, che io lo tratterrei perché è un grandissimo calciatore secondo me, però come direbbe una canzone,
Indovinate di chi sono stati i commenti? A cercarsi identità della Fiorentina, perché veramente è stata una partita né carne né pesce. Quindi se la Viola non si sbriga a trovare questa maledetta identità, la vedo difficile per questo campionato. E onore al Venezia, perché comunque è venuto a Firenze, ha fatto la partita che poteva fare, si è portato a casa un buon pareggio, anche se vi ripeto, secondo me Di Francesco quest'anno farà il volo e arriverà ultimo. Allenatore che dai principi tattici non mi piace per niente. Nella prima parte di stagione fa bene, poi arrivano tutti sformati alla seconda e retrocedono. Almeno questo abbiamo visto contro il nell'esperienza a Frosinone. Passiamo a Torino-Atalanta. Torino-Atalanta che finisce sul risultato di 2-1. Un po' di sfortuna per la Dea, sì, però comunque il Torino ha giocato una grande gara. E fatemelo dire, il Torino si è levato Juric. È vero che comunque è stato un grande allenatore, ha portato comunque principi tattici a Torino, però ragazzi, ogni anno c'è, cioè, come l'anno scorso, 36 gol fatti, 36 gol subiti. Il Torino segnava veramente, veramente poco. Il Torino si è levato Juric, che segnava poco. E finalmente ha trovato un allenatore che di calcio ne sa. Vanoli vuole attaccare, vuole giocare. E io veramente ho visto un grande Torino, un Torino che non ha timore, che non ha paura della squadra che si trova di fronte. E l'Atalanta sì, nel secondo tempo ha provato a creare, e se vogliamo ha creato anche di più. Però tanta sfortuna. Tanta sfortuna per la squadra di Gasp, non ne vedo di fare un dramma per questa sconfitta. Però ci sono dei punti da riflettere, c'è da riflettere sui gol presi, che comunque la difesa ha colpe, come per esempio sul secondo gol lasciare C. Adams totalmente solo. Però ho visto un Torino che vuole attaccare, sicuramente non sta dietro a giocarsi non sta dietro in difesa per 90 minuti, come faceva anche il Toro di Juric, che per carità in difesa prendeva poi il gol, però in attacco creava e segnava pochissimo. E per me il Torino è un bene, sì. Perché finalmente hanno trovato un allenatore come Vanoli che vuole giocare a calcio e non sdegna a giocarsela contro il suo. Per l'Atalanta, sì, forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, però c'è tanto da rivedere. C'è tanto da rivedere e tanto da recriminare. Passiamo poi al Napoli, il Napoli che vince 3-0 contro il Bologna, scacciata via la paura di Verona, come detto da Conte, e anche un bene che si è arrivato col cazzotto a Verona per far vedere a De Laurentiis che mancavano dei tasselli sul mercato. Infatti sono arrivati in 5 giorni Lukaku, McTominay, Gilmour, Neres, quindi è un bene, perché date tempo a Conte, ragazzi, secondo me che con la squadra che ha lui, con i principi che vuole lui, può fare veramente molto molto bene. Anche ieri l'abbiamo visto. Conte non è quell'allenatore che per carità fa di sé il bel gioco. Perché sì, ad intervento Conte è un allenatore che gioca di contropiede. Però quando gioca di contropiede c'è una squadra veramente molto molto veloce. E io sto gioco del contropiede, per carità, non lo definisco bel gioco, però comunque è un gioco efficace, perché il contropiede di Conte è un contropiede veramente velocissimo che ti imbambola in 3-4 minuti. E col Bologna oggi per 90 minuti te la sei giocata, perché te la sei giocata alla grande, l'hai dominata, perché il Bologna di l'italiano, ragazzi, è poca roba. Io continuo a ripetere che l'italiano non sia un allenatore da big, per carità, perché alla Fiorentina sì, ha raggiunto due finali europee, però non ha vinto nessuna. Se gestire il turnover, questo è vero. Vediamo con la Champions adesso come farà, ma il Bologna farà magre figure in Champions League. Si ostina comunque nella ricerca di suo possesso palla, ma in attacco c'è veramente veramente poco di concreto là davanti, ecco. Comunque un grande grande Napoli che vince e scaccia via le paure di Verona con un bel gioco, una grande partita, contropiede, veloce, gioco che si accentra sui pilastri che ha voluto far mantenere Conte quest'anno in azzurro, con ovvero Kvara, Di Lorenzo,
Neres comunque che ha fatto un ottimo debutto facendo un assist e tre passaggi vincenti. E io vi ripeto, se Neres è questo qui può dare solo lezioni di calcio con l'Italia, che per carità è un ottimo giocatore, ma considerarlo titolare per 50 partite consecutive o quante ce ne saranno quando farai la Champions è veramente qualcosa di clamoroso ed assurdo. Quindi se Neres è questo, titolare a vita. Senza problemi. Roma-Empoli. Roma-Empoli finisce sul risultato di 1-2. Una Roma ignobile, una Roma che non sa né di carne né di pesce, per carità. Non darei tutte le colpe dei rossi dopo due partite, però ragazzi si vede che proprio la Roma ha ancora le gambe impallate, che De Rossi secondo me ha fatto un tipo di preparazione non adatta a questi giocatori. Perché comunque, cioè, sono tutti giocatori dal fisico fragile, eh. Cioè, comunque, Sulé, Dybala, Lefè, Dombic, hanno preso tutti giocatori poco fisici. Forse Dombic è un po' di più di quelli che ho citato prima, però comunque hanno preso tutti giocatori poco fisici che, boh, anche oggi l'Empoli assolutamente non ha demeritato la vittoria. L'Empoli è venuto all'Olimpico, ha fatto una grande partita e ha meritato la vittoria. Questo è poco, ma sicuro. Però, cari tifosi giallorossi, adesso che Dybala è rimasto, noi avete fatto le coreografie e tutto, ma non è che se Dybala è rimasto è il salvatore della patria e vi deve risolvere ogni partita. Perché ok, Dybala, che si sta bene, è un grande giocatore, però abbiamo visto in questi anni ha giocato 10-15 partite se tutto gli va bene. Però non è che Dybala è rimasto e allora è il salvatore della patria che deve salvare le partite, perché di Dybala uno c'è. E se Dybala è l'unico che fa qualcosa e se la squadra non gli gira attorno, allora è veramente molto molto difficile. Come si è visto nella partita di domenica, perché sì, Dybala è l'unico che ci ha provato, è l'unico che ha creato qualcosa, però se la squadra non gli gira attorno è difficile che il singolo faccia la differenza. No, non è il singolo che fa la squadra, ma tutta la squadra. E una roba rimandata. E la prossima con la Juventus è già decisiva, ragazzi. Per me la prossima con la Juventus è già decisiva, perché se non vince la prossima, e sono già guai, sono già guai. Perché se tu, veramente, perché la Roma per me è una squadra che può arrivare in Champions League, perché hanno fatto un grande mercato sulle Lefè, Dombic, Abdulhamid, lasciando stare che non lo conosco, però può rivelarsi un grande acquisto. Secondo me però farà male. Se volevi, se c'è una squadra che veramente tu ambisci alla Champions League, Empoli e Cagliari, devi fare 6 punti, devi fare 6 su 6 e ti ritrovi con un punto. Quindi la Roma deve sbrigarsi a cambiare mentalità, oppure faranno quello che fanno tutti gli anni, ovvero il classico sesto posto a 63 punti, 64 quanti sono. Io lo dico per voi, tifosi giallorossi, perché mi farebbe piacere vedere una Roma in Champions League, perché comunque sono sempre stato contro questa rivalità Roma-Napoli, perché io nel calcio non amo le rivalità. Dovete sbrigarvi assolutamente a cambiare mentalità. Poi passiamo all'ultima gara che si è giocata ieri, Verona-Juventus 0-3. Una grande Juve, una grande grande Juve, ragazzi, che ha finalmente ritrovato il gioco. Finalmente, dopo 3 anni, vediamo una Juventus che gioca a calcio, una Juventus che pratica football e soprattutto una Juventus che ha un allenatore che valorizza la next gen. Perché io vi dicevo sempre, Allegri è l'unico che non sfrutta la next gen della Juve, perché ogni anno si mandavano i calciatori della Next Gen in prestito, vedi Sulé, e vedi tanti altri, League Junior, Motta in 2 gare di campionato, Savona, Bangula, du, Savona un gol, Bangula un gol e un assist. E comunque si devono sfruttare i giovani, devono sfruttare. Voi mi direte, Douglas Luiz non gioca, aspettate che arrivi la Champions e le tante partite dove si gioca ogni 3 giorni, e anche Douglas Luiz avrà il suo spazio, assolutamente. Una grande Juve, nulla da dire, per ora
Per me sono la squadra più in forma del campionato. Mi vedete, ma hanno giocato con Verona e Como. È vero, però comunque queste gare le devi vincere e te le devi portare a casa se sei una squadra che fa bene e che vuole puntare a vincere lo scudetto quest'anno. Dunque, 20 minuti di recap. Ve l'ho detto, scusate che mi devo lungo, ma il recap è sempre pieno di roba da parlare. Andiamo ad analizzare la classifica: 20esimo il Lecce a 0 punti, 19esimo il Como a 1 punto, 18esimo il Bologna a 1 punto, 17esimo il Venezia a 1 punto, 16esimo il Monza a 1 punto, 15esimo la Roma a 1 punto, 14esimo il Milan a 1 punto, 13esimo la Fiorentina a 2 punti, 12esimo il Cagliari a 2 punti, 11esimo il Verona a 3 punti, 19esimo il Napoli a 3 punti, 9a la Lazio a 3 punti, 8a l'Atalanta a 3 punti. Settimo l'Empoli a 4 punti, sesto l'Udinese a 4 punti, quinto il Parma a 4, quattro il Genoa a 4, terzo il Torino a 4 punti, seconda l'Inter a 4 punti, prima la Juve a 6 punti, che al momento è l'unica squadra a punteggio pieno. Questo è il mio recap della Serie A 2024-2025, giornata 2. Se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti, lasciate like, come si inserisce, condivisione e campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. E con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi, che aspettate, fatelo. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Tifosi dell'Udinese, dell'Inter, della Juve, del Napoli e non, il mio recap della Serie A24-25 di live, giornata 2, ve l'ho fatto in questo video. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Bella, ragazzi, noi ci becchiamo domani con il prepartita di Napoli Caro, di Napoli Parma e con il pronostico della Serie A 2024-2025, giornata numero 3. In live, ritorno alla Genere TV. Bella, ragazzi.